Eccomi finalmente tornata con un nuovissimo episodio di The Sims e oggi davvero non vedo l'ora di registrare questo nuovo episodio perché per la prima volta andrò a scoprire insieme a voi la nuova espansione che è uscita veramente da pochissimi giorni, The Sims 4 Cani e Gatti. In realtà l'espansione, come vi dicevo, ce l'ho già da diversi giorni, in realtà ce l'ho avuta in anteprima, però non ho giocato perché volevo giocare per la prima volta insieme a voi, scoprirla tutta insieme a voi, quindi direi subito di partire. Crea cani e gatti. Usa il potente strumento Crea un animale per esprimere la tua creatività personalizzando i cani e gatti grandi e piccini dei tuoi sim. Quindi avremo sia i cani adulti che i cucciolotti e non vedo l'ora di vederli. Ho già visto qualcosa nel trailer, però non vedo l'ora di crearli da me. Scegli fra una varietà di razze, conferisci loro personalità distinte e manipola direttamente le loro caratteristiche. Stringi legami con i tuoi animali, goditi la compagnia e il divertimento che gli amici pelosi portano nelle vite dei tuoi sim. Cani e gatti hanno una volontà propria e stringono relazioni speciali con i sim a seconda delle loro interazioni quotidiane, quindi anche questa è una cosa molto interessante. Diventa un veterinario e gestisci una clinica, esatto, ci sarà questa nuova carriera nel gioco che non vedo l'ora di scoprire. Costruisci una clinica veterinaria, assumi del personale specializzato e affermati come il veterinario più promettente della cittadina. Hai il controllo delle operazioni quotidiane, dai servizi offerti alle tariffe applicate. E poi un'altra novità interessante è l'aggiunta del nuovo quartiere Brindleton Bay. Scopri la costa di Brindleton Bay, un nuovo scenario dove i tuoi simi e i loro animali possono godersi le attività all'aria aperta. Gioca al riporto vicino al porto. Fai una passeggiata fino al faro o visita un parco per allestire un percorso a ostacoli. Cioè, fantastico! Guardate che bella questa clinica! Cioè, adoro, questo è il nuovo quartiere. E questi sono tutti gli animali che poi si possono personalizzare. Ci sono anche vestitini, collarini, insomma c'è veramente di tutto. Quindi io direi, ragazzi, di partire subitissimo perché veramente non sto nella pelle. Come primissima cosa, prima di andare a creare il nostro primo animale, direi di scoprire un attimo il nuovo quartiere che mi ispira tantissimo. Vediamo un attimo com'è. Allora, innanzitutto è diviso un po' in piccoli altri quartieri, diciamo. Questo ad esempio è quello un po' più grande, sembrerebbe tipo il centro. Qualcosa abbiamo? Club Calico, un bar vicino al porto. Qua abbiamo un altro bar, ritrovo per gatti, anche qua ritrovo per gatti, questo però è un appartamento, sì. Qua abbiamo un'altra casa, qua invece è Pontile dell'Uomo Baffuto, uno dei ritrovi preferiti dei cittadini felini della baia, che spesso si vedono bazzicare la zona del porto. Il Pontile dell'Uomo Baffuto è anche ugualmente apprezzato da pescatori e turisti. Quindi questa zona, in questo quartiere, è più specifica per i gatti, insomma, perché abbiamo un sacco di ritrovi per i gatti. E poi qua abbiamo un lotto vuoto che si può andare ad occupare. Qui invece abbiamo Testa di Segugio, un altro appartamento, qua un altro appartamento, tipo una fattoria sembrerebbe, perché c'è un sacco di spazio, altri lotti liberi, qua abbiamo un altro appartamento che è grandissimo. Poi qua abbiamo Cavalier Cove, noto per i sentieri di montagna e per le proprietà costiere dell'estensione irregolare, Cavalier Cove è il posto ideale per andare a esplorare o per inseguire gabbiani con un cucciolo avventuroso. Fantastico! Questo invece cos'è? È Isola d'Erba Morta, un tempo luogo di un misterioso naufragio. L'Isola d'Erba Morta è adesso la dimora del faro di Brindleton, famosa in tutto il mondo, ed è la più grande popolazione cittadina di randaggi indigeni. Di recente si sono tuttavia sparse alcune voci su certi strani visitatori dopo il tramonto. Quindi qua avremo un sacco di randaggi. Questo cos'è? Un museo scoperto d'erba morta. E poi l'ultima zona, diciamo, è questa, che è più specifica per i gatti. Per i cani? No, anche per i gatti. Piazza dello Zibellino, centro culturale della cittadina, è l'ideale per cani e gatti. La gente del posto ama i propri animali, al punto che ha eretto loro un monumento nel bel mezzo della cittadina. Fantastico, poi qualcosa c'è? Clinica veterinaria, wow, non vedo l'ora di scoprire com'è il suo interno. Qua abbiamo un parco, parco della Pietra del Cucciolo, accogliente per i cani. E altri appartamenti, no vabbè, fantastico. Quindi qua abbiamo un po' di clinica veterinaria e il parco per i nostri animali, qua c'è il porto, qua per i randaggi e no vabbè, non vedo l'ora di
provare questo quartiere, diciamo. Però adesso direi di creare il nostro animale domestico e direi di crearlo nella famiglia di Jessica. E quindi direi modifica o aggiungi un sim. Io ragazzi non vedevo davvero l'ora di utilizzare, di giocare con questa nuova espansione. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se anche voi l'avete acquistata e se anche voi non vedete l'ora di scoprire tutte le nuove opzioni di gioco. Quindi direi assolutamente aggiungi un animale. Possiamo aggiungere e crea un incrocio di razze, aggiungi un gatto, aggiungi un cane. Direi di partire con il cane. Ok, già che bello questo, grandissimo, con un occhio azzurro e uno marrone. Queste cosa sono? Le pose del cane, quindi in piedi, seduto su due zampe, no vabbè, così è tenerissimo. E poi così invece, no, giocherellone sdraiato che vuole le feste, le coccole sulla pancia. Comunque vediamo un po' di razze. Levriero afgano, questa razza non la conosco. Poi abbiamo questa razza, sì, l'ho presente, l'Akita Inu, è un cane se non sbaglio giapponese, se non sbaglio, bellissimo anche questo. Poi abbiamo il fantastico Husky, no vabbè questo è geniale, bellissimo. Poi abbiamo un Husky bianco, poi abbiamo il Cattle Dog australiano, sono tutti cani molto grandi. Poi cosa c'è? Che bello anche questo, con tutti questi colori, anche qua un occhio azzurro, un occhio marrone. Poi abbiamo questo, questo inizia a stare un po' più piccolino. Poi abbiamo questo che è il Beagle, è vero, dolcissimo anche lui. Poi c'è questo, anche questo è già un pochettino più grande. Poi abbiamo lui che è bellissimo, il Bovaro del Bernese. Questa razza di cane mi piace tantissimo, quando li vedo in giro mi fermo sempre ad accarezzarli perché sono bellissimi. Poi abbiamo questo tutto bianco, più piccolo, questo, vi faccio vedere un po' più velocemente adesso perché sono parecchi, sono veramente parecchie razze, questo. Poi abbiamo, sono tantissimo, sono soltanto all'inizio, acceleriamo un pochettino. Ok, questo un po' più piccolino. No vabbè, sono tantissimi, no che tenero, che tenero. Ok, no ma che belli. Ecco, ad esempio questa razza mi piace un pochettino meno, con la sua ciotola. No, comunque sono veramente tantissimi, tantissimi. Che bello anche questo, tutto bianco. Il chihuahua, potrei creare un chihuahua come gioia, carino, anche lui è bellissimo con un sacco di pelo. E dai, già ad accelerare un po' perché sennò non ne veniamo più fuori. Ve ne faccio vedere ancora qualcheduno, questo anche magnifico, tutto nero. Ok, non so che razza scegliere, abbiamo il dalmata, il bassotto, no questo non è il bassotto, ah sì il bassotto. E poi questo, no vabbè sono veramente tantissime, ci sono tantissime razze, il pastore tedesco, mamma mia quante razze, non me ne aspettavo così tante, cioè guardate, tantissime. Ok, c'è soltanto che l'imbarazzo della scelta, quindi direi acceleriamo un pochettino, vediamo che razza possiamo scegliere. No, che dolce. Ma tipo i cuccioli, com'è che li possiamo? Razze, corpo, code, motivo, colore del manto. Ok, sono veramente tantissimi. Io direi di fare un cane. Sapete cosa le faccio? Faccio questo. Questo, il Bovaro del Bernese, che mi piace molto, è un cane molto grande. Poi abbiamo il corpo, ma se facciamo razze filtra qua cosa facciamo? Colori, ok, taglia del cane, cane piccolo, cane grande, esatto. Quindi, poi abbiamo corpo, un po' più magro, un po' più grosso. Io farei
questo, sì. Code. Allora abbiamo la coda tenuta bassa, la coda così, questa non mi piace, senza coda nemmeno, e la coda su, che fa le feste. Io direi questa, questa mi piace. Poi motivo e colore del manto. Così è decisamente il classico colore di questa razza, però ad esempio possiamo farlo anche tutto marrone, nero e marrone. Oppure c'è anche così, ma io direi di stare sul classico comunque. Poi abbiamo il pelo. Ah, pelo lungo, pelo corto. Così tantissimo, ad esempio. Ma ci sono un sacco di personalizzazioni, no? Guardate quello. Così. Ma io sono sincera, mi piaceva molto il primo, il classico. Abbigliamento per animali. Innanzitutto cosa abbiamo? Allora, look quotidiano e look da passeggio. Allora io direi per il passeggio mettere qualcosa di più carino, come ad esempio i cappellini, no. Collarini abbiamo questi. E quindi mettiamo, innanzitutto noi abbiamo scelto il sesso del cane però. Quindi io direi, ah ok, ecco qua, cagnolino. Adulta oppure anziana, direi decisamente cucciolo. No, vabbè, che carino, che pacciottino che è anche. E poi voce dolce, voce da volpe, perché è vero, si potevano creare anche le volpi, non solo cani e gatti, però direi voce dolce. E relazione di unità familiare, proprietario, tutti ok. E facciamo femmina, sì, dai. Femmina, lo stato riproduttivo dell'animale è impostato su naturale, perfetto. E come postura quale facciamo? Questa o questa che chiede le coccole? No, io direi questa che chiede le coccole, che è tenerissimo. Poi eravamo rimasti al pelo, sì, no. Ah, ok, ok. Se però lo facciamo cucciolo, non possiamo portarlo a passeggio. Eh sì, perché non c'è l'altro look, insomma, non c'è il look da passeggio, ma c'è soltanto questo. Dipingi, modalità dipingi, perché si può anche modificare il proprio animale realizzando delle macchie particolari, come ad esempio questo cuoricino che ho fatto così alla cavolo, che però non è neanche uscito male, quasi quasi gliela lascio questa macchia quasi a forma di cuoricino sul petto. Insomma, ci sono tantissime cose che si possono fare e mi piace un sacco. Dai, lasciamo questa macchia sul petto. Stavo notando che nella categoria cuccioli si può impostare il pelo o a pelo lungo, come in questo caso, oppure a pelo corto. Non ci sono tante altre varianti come invece nei cani adulti, però questa razza la preferisco a pelo lungo, anche se così sembra un po' più ciccione, però devo dire che la preferisco a pelo lungo. Però magari possiamo un po' modificare il viso. Cambiare il colore del naso, sì, ecco qua. Si può fare anche di colori più chiari, però direi di stare sul nero. Gli occhi. Vediamo. Così possiamo farli azzurri, oppure possiamo farli marroni. Altrimenti vediamo. Neri, grigi, marroni. Io li farei quasi quasi o neri o marroni. Dai, stiamo sul marrone. Poi abbiamo le orecchie, si possono tenere un orecchio su e un orecchio giù. Questo è tipico dei cuccioli. Poi il contrario è tutte e due le orecchie su oppure le orecchie giù. Io lo trovo più carino così. Poi abbiamo forma della testa, o così o così. Io quasi quasi lo lascerei così, che mi piace veramente tanto. Ma adesso direi di scegliere un tratto per il nostro nuovo animale domestico. Aggressivo, amichevole. Questi animali tendono a essere amichevoli con altri simi e saranno ben lieti di salutare quelli nei paraggi. Sì, amichevole.
Che dolce! Poi facciamo. È testarda. Questi cani non piace che si dica loro cosa fare. Sgridandoli per cambiare i cattivi comportamenti non si ottengono grandi risultati, ma puoi provare a imporli, a implorarli di farlo. Un segugio, una pantofolaia, una ghiottona, una giocosa. Questi animali adorano i giocattoli, vogliono sempre giocare anche quando non sono entusiasti. Sì, ci sta. E poi assordante, a questi cani piace ululare di tanto in tanto. Ghiottona intelligente. Questi cani vivaci sono più facili da addestrare, imparano i giochini rapidamente, potrebbero perfino capire il simlese. Dai, facciamo intelligente. Ok, abbiamo scelto i tratti, abbiamo scelto la razza del nostro cane, è una femmina. Allora, innanzitutto direi che come cognome facciamo Parisi, ci sta, visto che fa parte della famiglia. E come nome, come la possiamo chiamare? Io la chiamerei quasi quasi o Mia, oppure Margot, anche mi piace. No, Mia, dai, Mia ci sta secondo me, chiamiamola Mia. E fatto questo direi assolutamente di partire. Impostiamo come seduta principale questa sdraiata, che è cambiata, ho visto. E partiamo. Ed ecco qua la nostra fantastica unità familiare. Guardate Mia che è in braccio a Sofia, è piccolissima, veramente piccolissima. Direi subito di giocare perché sono veramente curiosissima di scoprire tutte le nuove interazioni, tutte le nuove possibilità di gioco che sono arrivate con questa nuova espansione. Ed eccoci qua, sono le 2:30 di domenica pomeriggio, quindi io direi innanzitutto dov'è il cane. Mamma mia che piccolo! Oddio! È piccolissimo! Mamma che tenero! Che tenera, anzi, perché è una femminuccia. È veramente piccolissima in confronto al cancello. È veramente strapiccola. È veramente piccolissima. Comunque, a differenza dei vari personaggi che hanno i loro bisogni, hanno la loro carriera e tutto quanto, per quanto riguarda gli animali domestici invece non c'è nulla, non dobbiamo occuparci dei loro bisogni, diciamo, cioè non possiamo gestire direttamente, giocare direttamente con il cane, però possiamo ad esempio qua chiama da te. Proviamo. Vediamo. No vabbè, guardatela, che brava. È veramente piccolissima. Ok, cosa possiamo fare? Prendi in braccio, accarezza, loda. Ok, adesso la prendo in braccio, non la sta accarezzando. E Jessica è diventata amica di Mia, abbraccia, poi facciamo prendi in braccio. Ma è veramente piccolissima, cioè non pensavo che potesse essere così piccola. Prendi in braccio, perché non la prendi in braccio? Ok, forse adesso, vediamo. No, forse perché c'è questo in mezzo, vediamo, ripulisci. Facciamo una cosa, proviamo con Sofia. Sofia vieni qua e impara a conoscere. E poi facciamo altre scelte. Protezione animali, chiama da te, prendi in braccio, chiedi di andare a fare i suoi bisogni, vediamo. Chiedi di andare a fare i suoi bisogni. Dov'è Sofia? Ok, quella qua che sta arrivando. E poi volevo assolutamente andare nel nuovo quartiere. Vediamo se sta andando. No vabbè, bellissima. Vediamo. Brava, fa i suoi bisogni. Brava. Ok. Direi che ha fatto decisamente i suoi bisogni, quindi... Perché sei a disagio? Paura per il mostro. Dai che non c'è nessun mostro. Vieni qua da Mia e pulisci qua. Asciuga, non giocaci dentro di sicuro. E poi facciamo...
alt, dove stai andando? Vieni qua, facciamo, accarezza e poi prendi in braccio. Voglio assolutamente vedere, prendi in braccio, offri amicizia. Dai un dolcetto, chiediti di andare a fare i suoi bisogni. Abbiamo fatto animale di Instagram. Impara a conoscere. Brava Sofia. Intanto Mia si sta facendo sentire nel quartiere. Però mi sa che non possiamo portarla a passeggio perché è ancora piccola. Mi sa di sì. Sofia è diventata amica di Mia. Dai, prendila in braccio. Forse non può prenderla in braccio perché è piccola. Dai un dolcetto, vediamo. Ok, forse quello glielo dassi. Esatto. Benissimo. E parla con... Facciamo venire qua anche Emma, che così la conosce anche lei, Loda, e poi facciamo offre amicizia, anche tu Mark vieni qua a salutarla, offre amicizia e impara a conoscere, non c'è più, accarezza. Ok, Mia è stanca, ha sonno, quindi direi di vedere anche nella modalità costruisci tutti i nuovi oggetti che sono arrivati con questa nuova espansione. Vediamo subito. Queste sono le varie stanze, però se noi entriamo mostra tutto, cani e gatti, ok. Beh, ci sono tantissimi nuovi letti, letto per animali, ora di sonno, ad esempio questo per... Mia, direi che ci sta perfettamente. Potremmo metterlo ad esempio, magari, che ne so, mettiamolo qua al momento, così in questa stanza che dobbiamo ancora sistemare. E che altri colori ci sono? Tantissimi colori: rosa, giallo, azzurro in questo bellissimo color Tiffany. Facciamolo questo con la zampetta che mi piace. Poi postazione ingrandita da sonno per animali. A volte hai un bel cucciolone o un gattino ambizioso che desiderano uno spazio enorme dove dormire. Mentre questo invece, il tuo animale si merita una buona notte e un buon pomeriggio di sonno a seconda di quando si sente stanco. La prossima volta che vorrai farlo scendere dal tuo letto, prendi in considerazione un letto per animali. Vediamo questo velocemente com'è. Questo è decisamente più grande, che non ci sta da nessuna parte. Sì, è molto più grande. Questo quasi quasi potremmo metterlo qui fuori, o magari c'è una cuccia da esterno. Vediamo un po'. Ma quante cose che ci sono. Aspirapolvere a robot. Aspirapolvere a robot di fascia alta. Questo cos'è? Si sblocca raggiungendo il livello 3 dell'abilità veterinaria, ok. Lampada da tavolo. Queste sono tutte cose per la clinica, ad esempio. Esatto. Tappeto, ma qualcosa tipo per mangiare, una ciotola dove mangiare, così non c'è niente. Posto il finestrino tesoro della regina, no, questo mi sembra fantastico. È gigante però, vediamolo velocemente qua, è grandissimo, che bello questo, mi piace un sacco. Comunque no, per la cucina mi sa che non c'è, eccola qua, ciotola per cani, ok lo trovate. Allora io direi questa la classica e facciamola rosa con l'osso e la mettiamo qui. Poi qua cosa abbiamo? Mangiatoie per animali. Poi abbiamo la lettiera per i gatti. Queste cose sono tutte per i gatti. Scatola di giocattoli, gioca in movimento. Mettiamola magari intanto qua sotto la finestra momentaneamente. E basta, abbiamo fatto tutto. Sì, ci sono, stavo notando, un sacco di cose per i gatti. Guardate, tantissime. Comunque dai, al momento teniamo soltanto questo tappetino
questo lettino, diciamo, e la ciotola per mangiare. Poi direi Jessica, butta via, e qua vediamo, chiede di sdraiarsi a Mia. E qua invece riempi la ciotola, riempi e chiama Mia per mangiare. Vediamo. Dov'è? Ah certo, era qua con loro. Mark è diventato amico di Mia. Non vedevo l'ora di avere gli animali in giro per casa anche su The Sims. Eccola qua. Che gli ha messo la pappa. Vediamo se va a mangiare. Sì, sta mangiando. Brava, la ciotola è più grande di lei, però vabbè. Vai, mangia. Bravissima. E poi direi chiede di sdraiarsi a Mia. È piccolina, però fa già i suoi versetti. Inizia già ad abbaiare, a fare qualche versetto. Vediamo se viene a dormire. L'oggetto è occupato. Dai. Eccola, brava. È nata nella sua cuccia. Vediamo se si addormenta, fa un po' di nanne. Vediamo. Ecco, si è addormentata. Brava.